Non è stata una vera crisi, è stato che una settimana fa era anni che non andavo a ballare. C'era una ragazza che non sapeva ballare il giorno, gli ho detto ti insegno io, l'ho fatto la prima volta, ho perso il dente. Sempre bolli, fortissimamente bolli. L'ha detto Paolo Rossi, siamo alla Fiera delle Parole, l'evento conclusivo di questa giornata per questo spettacolo, conferenza, lezione di burocratese. Di cosa si è trattato, Paolo? Ma guarda, per me è stata una lezione perché io non sapevo bene cosa andava a fare Gian Antonio. Per cui mentre leggevo imparavo delle cose che... devo dire, rendono paradossale il mio mestiere di comico in questo paese, perché ci sono dei cortocircuiti che è altro che umorismo. Abbiamo avuto un presidente del Consiglio che ha rovinato il modo di raccontare le barzellette, che sono patrimonio folcloristico italiano. Quindi i comici che hanno seguito altri percorsi adesso sono rivalutati. Non lo so, però devo dire che in questo paese il comico ha sempre avuto un ruolo fondamentale per quello che riguarda la critica dei costumi, dei valori. Non fa parte solo non è un fenomeno di quest'epoca e basta. Ci sono state anche delle proteste la scorsa settimana degli studenti, ci sono degli scontri in piazza, come la vedi? Che dicono tanto largo ai giovani, appena scendono in piazza però li legnano, è un altro paradosso di questo paese. Penso che se questo paese non investe nella scuola, nella ricerca e nella cultura, non ha grandi speranze. Io parlo del mio, di quello che so, del mio ambiente. Io credo ci siamo bruciati 2-3 generazioni. Lo vedo nel campo del teatro, quando vado a insegnare. Figurati i mestieri poi più delicati, come può essere la medicina, la legge o quant'altro. A me viene sempre in mente poi, sai, qui diciamo Nietzsche diceva che noi non abbiamo mai avuto una botta, qui di fatto una rivoluzione non c'è mai stata, c'è stata in America, c'è stata in Francia, c'è stata in Inghilterra. In Italia non c'è mai stata una botta, siamo un paese strano, come diceva Orson Welles nel Terzo Uomo, in periodi in cui c'erano i Borgia, Casini, Guelfi, Ghibellini, abbiamo fatto il Rinascimento, Michelangelo, Leonardo, in Svizzera con centinaia d'anni di pace al massimo hanno fatto l'orologio cucù, quindi non lo so, sembra che sia un popolo dormiente, però sai, 20 anni di azione rincoglionente ci sono stati, su di tutti. E ci vorrebbe, però non ci può essere nessun cambiamento se non c'è una rivoluzione culturale, perché vuol dire anche apprezzare di più certe cose e dare meno valore ad altre. Ringraziamo Paolo Rossi per il tempo che ci ha concesso, grazie Paolo. Grazie a voi, finché tiene il dente. Parole, parole, parole.